Lucia Fortini. Buongiorno. Buongiorno Corrado, buongiorno a tutti e tutte. Intanto grazie perché so che stamattina ci sono un po' di luoghi dove inaugurare l'anno scolastico che comincia praticamente dappertutto. Oggi c'è stata qualche giorno fa l'apertura anticipata, come appunto ha previsto la giunta regionale su tua proposta, no? È la giunta regionale che stabilisce il calendario scolastico, tra le altre competenze. Ma dammi subito una lettura di questo dato che l'Istat, quindi un istituto del tutto neutro, dice, te lo leggo: a livello territoriale sono ampi i divari nella disponibilità di assistenti all'autonomia. A fronte di un valore medio nazionale di 4,4 alunni per assistente, nel mezzogiorno il rapporto sale a 4,7 con punte massime in Campania, dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente. Di chi è la competenza e perché questi numeri, Lucia? Ma questi numeri sono decisamente migliori rispetto a qualche anno fa. Perché sì, da una delle metà è consenso alle regioni, perché per quanto riguarda le risorse che il governo dà alle regioni, il riparto era fatto sulla base della spesa storica. Ricordo, ma sono dati a cui chiunque ha accesso, fino a qualche anno fa la Campania riceveva 4 milioni e mezzo di euro, oggi ne riceviamo più di 12 milioni e li trasferiamo alle province e città metropolitana, per cui fino a qualche anno fa, ed era dal mio punto di vista una vergogna nazionale, chi aveva investito di più, chi aveva speso di più, anche perché naturalmente aveva più possibilità economiche, riceveva dallo Stato maggiori risorse. Il problema della Campania, ma del Mezzogiorno in generale, è il fatto che noi non abbiamo comuni o province, città metropolitane che riescano a cofinanziare. La stessa regione, tra l'altro, è in grande difficoltà, nel senso che noi abbiamo, io lo ripeto sempre, ma mi rendo conto che poi il cittadino, al cittadino poco importa, noi paghiamo 220 milioni di euro di interessi su un debito contratto anni fa e termineremo di pagarlo nel 2034, per cui è evidente che rispetto a queste questioni dovrebbe essere lo Stato a intervenire. È chiaro che nel momento in cui, e io non butto per carità la croce sui comuni, ti ho ascoltato poco fa mentre parlavi degli AFACOM, dell'assistenza alla comunicazione, è chiaro che i nostri comuni oggi sono in grande difficoltà perché per tanti anni in realtà si è operato secondo delle linee che non erano proprio in linea con la legge e quindi chiaramente oggi si trovano in difficoltà, per cui questo dato è il frutto del fatto che la Campania ha minori risorse rispetto al Veneto, rispetto alla Lombardia, rispetto all'Emilia Romagna. E quindi lo Stato dovrebbe farsene carico. La regione ha combattuto, ti ho detto, noi abbiamo triplicato addirittura le risorse, perché noi abbiamo fatto una questione di principio, abbiamo fatto saltare il tavolo in conferenza Stato-Regioni, perché non ritenevamo giusto che il riparto si facesse sulla base della spesa storica. Oggi avviene sulla base del numero di studenti disabili. È chiaro che nel momento in cui non puoi cofinanziare, perché non hai le possibilità di cofinanziare, tutto diventa più difficile. Ecco, dovrebbe essere abbastanza semplice, ma non lo è, perché appunto, adesso non dico che l'Istat può dettar legge, ma è un soggetto che sicuramente aiuta voi, soggetti decisori e quelli appunto del governo. Dice 338.000 alunni con disabilità nell'anno 2022-2023, quindi uno che fa apposta la spesa e la distribuisce regione per regione, perché un alunno con disabilità di Teggiano, so che tu sei stata in una scuola a inaugurarla ieri, se non sbaglio, o ci vai oggi, in provincia di Salerno, deve essere uguale a uno che invece magari sta a Parma e deve avere lo stesso numero di ore per l'assistenza. Senti, ma questa sarà l'ultimo anno scolastico senza autonomia differenziata? E poi che succederà l'anno prossimo? Ma io mi auguro sinceramente di no. Mi auguro che questo, come dire, intervento popolare forte possa in qualche maniera frenare l'autonomia differenziata, perché il tema è che oggi, per esempio, le risorse effettivamente si ripartiscono sulla base del numero di studenti disabili. Quindi noi siamo riusciti ad ottenere questo. Il tema vero è che non riusciamo a raggiungere però un livello di essenziale
di prestazione che sia uguale in tutta l'Italia. E quindi che significa questo? Che lo Stato non deve semplicemente ripartire la spesa per tutte le regioni sulla base del numero di studenti disabili, ma dovrebbe perequare. Si parla tanto di perequazione, che significa che se le regioni del Mezzogiorno o i comuni del Mezzogiorno non riescono a raggiungere il livello di prestazione di Bologna piuttosto che di Milano, dovrebbe intervenire lo Stato. Questo è il vero tema, perché in questo momento il riparto è fatto in maniera corretta, ma è evidente che tu hai delle situazioni che sono assolutamente differenziate e le hai anche per una serie di debiti che noi ci portiamo appresso, ne ho parlato poco fa, per i quali non riusciamo, anche la regione non riesce a far fronte, a dare una mano, nonostante i salti mortali che stiamo facendo. Ieri sono stata a Peggiano per una inaugurazione di un plesso bellissimo, dove devo dire l'amministrazione comunale, io parlo sempre bene dei sindaci, che fanno una fatica incredibile. Le persone a volte non si rendono conto della fatica amministrativa per riuscire a realizzare un intervento di edilizia scolastica. E ho ricordato anche lì che il piano triennale dell'edilizia scolastica da parte di questo governo, che non ha molto in simpatia il Mezzogiorno, è finanziato con una cifra tonda. Io lo dico sempre, una cifra tonda, 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 cioè zero. E quindi la Regione Campania, con le risorse alla fine o regionali oppure della Comunità Europea, deve far fronte a tutta una serie di problematiche che naturalmente da sola ha oggettive difficoltà ad affrontare, perché questo governo mettesse mano al portafoglio, perché è una vergogna che anche l'edilizia scolastica non è finanziata, e non ricominciassero con la storia del PNRR, perché quelle sono risorse aggiuntive, non dovevano essere risorse sostitutive e perequative, cioè dovevano aiutare noi più di altre zone del nostro paese, con tutto il rispetto per altre zone del nostro paese, per carità, il presidente De Luca continua a chiamarli fratelli, amici, compagni, tutto quello che volete, ma è ovvio che hanno molte più risorse rispetto a noi. Quindi non è vero che non siamo efficienti, semplicemente per anni abbiamo avuto minori risorse e oggi scontiamo questo gap. Sono andato a cercare su Wikipedia, perché non ricordavo appunto l'anno in cui Franca Falcucci è stata ministro della pubblica istruzione. Ho trovato, adesso possiamo anche vederlo con i nostri amici che ci ascoltano e ci vedono attraverso i social. Franca Falcucci è stato ministro dall'82 all'87. È vero o no che l'ultima legge sull'edilizia scolastica complessiva, che riguarda uno sguardo d'insieme in tutto il paese, porta appunto il nome della legge Falcucci? Ma guarda, in realtà io devo dire, il governo Renzi, io voglio dire, non è che sia una simpatizzante, quindi lo dico veramente in maniera oggettiva, diede una grandissima mano. L'ultimo triennio finanziato in maniera fiosa è stato quello 18-20, dove devo dire che lui finanziò con risorse aggiuntive e diede davvero una grande mano. Poi ci fu il progetto Scuole Belle, qualcuno se lo ricorderà, dove io credo che sia stato fatto un grande errore, nel senso che le scuole non avevano bisogno di essere ritinteggiate, ma di essere messe in sicurezza. Quindi quelle, dal mio punto di vista, furono risorse sprecate. Però quello è stato un governo che all'edilizia scolastica ha dato una grande mano. Dal 2021, di fatto, l'edilizia scolastica non è più finanziata. Però all'inizio, sai, con il ministro Bianchi, anche noi assessori regionali siamo stati, tra virgolette, morbidi, perché col Covid oggettivamente finanziare l'edilizia scolastica non è che servisse molto, perché non si potevano aprire i cantieri, eravamo ammassati. Il problema è stato che su quella scia questo governo se n'è proprio dimenticato e oggi noi invece abbiamo bisogno di risorse. Però certo, è vero che un vero impianto per l'edilizia scolastica servirebbero almeno 30 miliardi di euro, e quindi è chiaro che se tu in una finanziaria ce ne metti uno di miliardo, diventa difficile immaginare una rivoluzione. Quindi, come dire, quello secondo me sarebbe un intervento che dovrebbe caratterizzare un governo, anche perché poi l'edilizia scolastica in quel caso metterebbe in moto anche l'economia di un'intera nazione, tolto che poi chiaramente darebbe sicurezza ai nostri studenti.
Prossimamente parleremo anche delle questioni a proposito di finanziamenti, di governo, distribuzione di risorse e di politiche sociali, che è l'altra tua delega, però devo proprio in ultimo lasciarti, perché so che hai tanti impegni, facendoti commentare la pagina del Mattino del 9 settembre. Sud, la formazione professionale piace, iscritti su del 340%, e poi dall'offerta dei tecnici più chance per il lavoro. Ieri con una dirigente scolastica, quella del Marie Curie, quindi Valeria Pirone, abbiamo parlato appunto del suo istituto tecnico e tecnologico che oggi apre i battenti, e lì si sfornano diplomati che poi, non dico subito, immediatamente, ma hanno grosse chance lavorative. Ma Valeria è una veramente cara amica, una dirigente che stimo molto, ma devo dire che i nostri dirigenti stanno facendo un enorme lavoro rispetto all'avvicinamento proprio della scuola con il mondo del lavoro. Bisognerebbe investire in questo paese in tecnici e professionali. La formazione professionale sicuramente può dare delle chance. Noi qualche giorno fa con il presidente abbiamo inaugurato un nuovo centro che in realtà era già funzionante, ma insomma abbiamo dato una grande spinta ad un centro a Casoria proprio per dare la possibilità a ragazzi e ragazze di acquisire una qualifica professionale. È chiaro che quello è il pezzo che noi dobbiamo in qualche maniera aggredire. Anche lì devo dire che il governo sta immaginando altre strategie. Cioè il fatto che si diano nuovi indirizzi ai licei, quando noi abbiamo un tasso di licealizzazione che è il più alto in Italia, il fatto che ai ragazzi non si dia l'idea che invece la scuola può farti trovare un lavoro, io credo che sia un messaggio sbagliato. Per cui ci sono una serie di progetti che anche la Regione finanzia, penso per esempio ad Orientalife, proprio il contatto, le scuole che può dare come dire, la capacità di visione ai ragazzi per capire che il mondo del lavoro è un mondo che si può agganciare attraverso lo studio, che poi è una cosa che secondo me motiva molto, perché è chiaro che se tu a un ragazzo dici studia e poi è chiaro che quello non sarà, come dire, motivato a imparare, mentre soprattutto quando tu riesci a fargli assaggiare quello che è il mondo del lavoro, poi è molto più facile, come dire, insegnargli una serie di concetti che però gli serviranno e saranno immediatamente spendibili. Quindi sicuramente questo è lo sforzo che dobbiamo fare, che stiamo, devo dire, cercando di fare. Anche l'assessore alla formazione professionale Armida Filippelli si sta spendendo molto, diciamo che sugli IFP stiamo cercando di procedere sia come formazione professionale che come istruzione, utilizzando appunto gli istituti di formazione, gli istituti professionali. Bene, allora grazie a Lucia Fortini, buon lavoro, buon inizio scuola per tutta la popolazione scolastica della Campania. Davvero buona scuola a tutti. Bene.